chi vuol combattere questa battaglia, una volta che fai l'analisi esatta, no? Una volta che fai l'analisi esatta, cioè si tratta di una lunga lotta di liberazione, bisogna formare la volontà del popolo, non bisogna avere paura delle conseguenze immediate, non è un problema di calcolo, ci guadagniamo, non ci guadagniamo, eccetera, perché no, non si fa così la guerra, grande guerra patriottica, capisce? Da questa situazione, per nostro merito, per nostra volontà, si esce soltanto se tu formi una grande volontà collettiva, quindi se c'è un partito che vuole questo, che esprime una grande classe dirigente, che sfonda, che va in televisione, che dice questo ed è seguito. Poi, se l'Unione Europea implode per altre, come l'URSS, come dire, per ragioni di altro tipo, per ragioni geopolitiche, perché scoppia una guerra mondiale, questo è un altro discorso. Ma non esiste nessun'altra strada fatta di passetti, pseudo passetti, perché si tratta di formare, diffondere una grande volontà nel popolo, si tratta di rivalutare la Prima Repubblica, perché non si esce per il nulla, per avere un sistema liberale in Italia, no, diciamo nazionale.